Sì, che mi toccate! Ma porca puttana! Settimana scorsa abbiamo visto una gara 1 entusiasmante con il kart Sodi 270 alla pista di Rozzano. Questa settimana arriva la seconda parte in una gara 2 fatta sempre nello stesso giorno del video di settimana scorsa. Questa volta però non si parte in pole position, si parte quarti dopo la qualificazione del subito incipit di media stress per gara 2. Lights out in questo momento, parte una competizione con 7 piloti al via e con una partenza abbastanza approssimativa con il collega che dopo aver presenziato nelle retrovie la scorsa gara riesce a fare una grande partenza e girare in terza posizione. Quarto abbiamo il Fole che ha confermato la sua presenza tra una gara e l'altra. In sesta posizione Alex e dietro anche il Doc. Intanto Alex prova il primo incrocio in una grandissima bagarre, in un grandissimo macello, con nel frattempo il Maya secondo in volata in gara 1, pronto subito a dettare il ritmo e dettare il passo per un'altra gara che si pronuncia veramente tanto interessante. Format identico al video di settimana scorsa, quindi 8 minuti di qualificazione e 20 giri di gara. Ci stiamo apprestando verso la conclusione del primo giro subito con un grandissimo incrocio di traiettoria con il Fole per subito un tentativo di sprint al primo giro con partenza da fermo. Proviamo a girare per quanto in curva 1, il Fole all'interno però, e di conseguenza è inutile forzare la mano in curva 1. Giriamo per quinti, proviamo però un contro incrocio per la percorrenza di curva 2. Attenzione però che mi ha lasciato la porta aperta per un altro possibile attacco di Alex, che ha fatto una grandissima gara in gara 1 e anche nel video di luglio, ma quel momento è abbastanza tardato. Il Fole però chiude bene curva 3, si va allora alla sua rincorsa, tenta la traiettoria interna il nostro avversario, io tento un incrocio alla Istanbul, non propriamente una parte diciamo sfavorevole, però in questo momento il mio avversario ha traiettorie molto difensive e riesce tranquillamente a difendersi quando oramai siamo in conclusione del secondo giro dei 20 previsti. Nel frattempo approccio in bank di Alex, che anche lui deve rimontare furiosamente, dopotutto è un altro pilota che in passato ha avuto gare di test. Qui lo vediamo con un ingresso molto importante in curva 1, qui proviamo però l'incrocio perché Alex va lungo, lottiamo per la penultima posizione al terzo giro di 20 quando la gara prima l'avevamo vinta. Attenzione che anche il Doc Andrea di MB Italia riesce a entrare in curva 2, lo rimettiamo però subito a più miti consigli incrociando curva 3, una partenza da incubo mi verrebbe da dire per il tristo mietitore che dopo aver vinto in volata una gara 1 spettacolare si ritrova a fare letteralmente la gara del gambero e rimontare per provare ad attentare una posizione interessante. Il problema qual è? Che con questa pista molto tecnica, con pochi punti di sorpasso, siccome il livello dei piloti è veramente interessante, perché comunque i giri veloci si attestano all'intorno del secondo tra il primo e l'ultimo, insomma è difficile trovare uno spazio per provare evidentemente un attacco. Bisogna sfruttare gli errori dell'avversario, che però in questo caso è Alex ed è molto ma molto lontano. Alex nel video di luglio, se vi ricordate, ha fatto podio in gara 1 per una pista di Rozzano che in questo caso offre condizioni ottimali. C'è parecchio caldo nonostante appunto la gara si sia corsa a metà settembre e quindi insomma anche le condizioni sono ottime con appunto dei mezzi, i kart Sodi 270 relativamente nuovi, e quindi si può sfruttare al massimo il potenziale di questi mezzi con il quale giravamo sostanzialmente ancora una volta in 47 basso. In gara 2 nessuno ha sfondato il muro del 47, non si è andati sotto il 46. Ricordiamo che abbiamo fatto due gare con i 270 perché in quello stesso giorno, parliamo del 14 settembre, c'è stata la 12 ore di Rozzano, l'Endurance con partenza con i 390 da mezzanotte a mezzogiorno. In questa gara invece di 20 giri proviamo al quinto di 20 ad avvicinarsi ad Alex, che sta andando più lentamente rispetto a me e quindi è importante passarlo subito. Incrociamo alla 3, siamo sostanzialmente side by side, prima della parte guidata, prima della Istanbul, abbiamo l'interno, giro per quinto in questo momento, il passaggio è riuscito dopo in realtà due giri di troppo probabilmente e di conseguenza ci troviamo nella situazione non propriamente ideale. Abbiamo tanto spazio davanti a noi, gli altri stanno lottando per le posizioni che vanno dalla seconda alla quarta. Nel frattempo il Maya si sta rivelando come sempre un grandissimo pilota e sta andando in prima posizione. Noi al sesto di 20 siamo letteralmente a bagnomaria in quinta posizione. Scopo in questo momento fare dei giri da
qualificazione per provare una rimonta che avrebbe del clamoroso, per provare a giocarsi un podio che, sì, è vero, è una gara amatoriale tra amici senza alcun tipo di valenza ufficiale, comunque è sempre una grande soddisfazione. È tempo dunque magari per... io non conoscesse la pista di Rozzano, per provare un po' a conoscerla meglio, al netto che anche in questa gara il mio onboard punta un po' troppo verso il basso, ma appunto la mia posizione di guida è anche figlia un po' del fatto che stavo tirando come un indemoniato per provare a recuperare il gruppo davanti, che è vero sta bagarrando, se mi passate il termine, ma comunque di certo non è fermo. E adesso ci mettiamo al settimo giro di 20 e dunque vi presentiamo in media stress la pista di Rozzano, punto rettilineo di partenza e di arrivo che poi immette in una curva 1 che chiude tanto, fondamentale una bella cucitura al cordolo, non come quella che ho fatto io, per portare più velocità possibile nel controrettilineo per arrivare in quella che io definisco curva 2, dove tendenzialmente io la sacrifico per poi impostare bene questa curva 3, una a destra che immette nel vero controrettilineo della pista di Rozzano, un controrettilineo che poi va a immettere nella parte guidata, quella che io ho denominato Istanbul insieme anche al nostro gruppo di amici, perché possiede queste quattro curve in sequenza che hanno un doppio punto di corda a testa, una doppia destra e poi una doppia sinistra prima dell'ultima chicane che immette sul rettilineo di partenza e di arrivo. Se impostata bene la prima sezione, la prima curva meglio, la Istanbul si può fare praticamente tutta in piena e guadagnare tanto 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 sugli avversari che in questo momento rispondono al nome di Davide in seconda posizione, il collega terzo e Federico il Fole in quarta posizione. Ottavo di 20, qualcosina abbiamo recuperato dal momento che bagarrando i miei avversari hanno un passo del 48, io in questo momento sto girando sul 47 e mezzo, gli ho recuperato mezzo secondo nel settimo giro, nell'ottavo, nel nono e così via. Sarà fondamentale ripetere questo passo, altrimenti le chance di giocarsi il podio saranno letteralmente risibili. Di nuovo alla Istanbul, la mia parte di forza per eccellenza di questo circuito. Andiamo a vedere, infatti il gruppo non si è sgranato più di tanto, probabilmente le bagarre gli hanno fatto avere un passo più lento del mio e sostanzialmente in due giri quei puntini che prima erano tanto lontani adesso sono delle sagome ben visibili e sostanzialmente a metà corsa siamo sì sempre in quinta posizione, ma con una concreta possibilità di riavvicinamento al gruppo. Con strada libera davanti il mio passo è stato molto interessante, gli altri ne hanno ovviamente subito le conseguenze perché pensavano probabilmente di abbattere il tristo mietitore, ma non sanno che il pilota che ha questo soprannome, cioè il sottoscritto, sta imprimendo un passo della Madonna. Quando siamo sostanzialmente a metà corsa, siamo, non dico in scia, perché questi 2,70 sodi la scia si sente molto meno rispetto ai 3,90, in ogni caso le concrete possibilità di sorpasso sono assolutamente alla nostra portata e con altri 10 giri da percorrere assolutamente c'è chance di recuperare un podio che fino all'inizio della corsa sembrava praticamente un miraggio. 10 di 20, siamo letteralmente a metà corsa, abbiamo raggiunto il Fole che sta lottando con il collega per una buonissima terza posizione. In questo momento però noi siamo alle terga del Fole, che quindi dovrà non solo attaccare il collega ma difendersi dal sottoscritto per evidentemente avere anche lui chance di podio. Nel frattempo in prima posizione c'è sempre il Maya che va a imprimere il suo passo. Il Maya ha imparato fortemente la pista dopo due competizioni, segno che è nettamente il pilota più forte del momento in questo gruppo di amici, che al momento non siamo ancora una squadra, ma che usiamo questi video tema kart per allenarci e fare esperienza e divertirci tutti insieme. E questa lotta che sta per entrare all'undicesimo giro di 20 è assolutamente divertentissima e quindi pronti per essere incollati al teleschermo nel ultimo stint di gara. Siamo oramai all'undicesimo di 20, abbiamo scavallato il giro di boa con il Fole che prova l'attacco su collega, che però resiste nella prima parte guidata. Noi intanto impostiamo bene curva 3, sfruttando anche il cordolo esterno per portare un pochino di più velocità. Il Fole però è sempre in quarta posizione, siamo ancora una volta compatti, che significa che ogni errore degli avversari può assolutamente essere un vantaggio per me. Qui il Fole non la prende benissimo la parte guidata e di conseguenza guardate quanto ci siamo avvicinati. Entra il Fole sul collega all'ultima curva, siamo sostanzialmente in three wide, posso sfruttare la scia siccome i miei avversari non sono usciti benissimo dall'ultima curva. Dodicesimo di 20 che potrebbe essere importante per l'attacco, invece noi desistiamo, il Fole entra all'interno su collega, siamo in 3 sostanzialmente in curva 2, io alzo il piede ancora una volta perché questi due potrebbero combinarla grossa da un momento all'altro.
tutto regolare al momento in curva 2. Vediamo cosa succede in curva 3. Il collega gira sempre per terzo, il Folle la prende un po' larga e gira per quarto. Io sono dietro in quinta posizione, dietro invece si sono stabili Alex e il Doc in sesta e settima posizione, ma la lotta è nel midfield, che vuol dire la posizione dalla terza alla quinta. Il Folle imposta bene la Istanbul, io lo tampono sostanzialmente per la troppa foga, per la troppa percorrenza. Fate voi. È comunque un passo incredibile quello che ho dimostrato sul 47,5. Contate che siamo in 48, abbiamo recuperati in 5 giri, ma non si riesce a passare perché siamo tutti al limite con questi mezzi. Tredicesimo giro di 20, si imposta curva 3. Il collega gira sempre per terzo, il Folle sempre per quarto, io sempre per quinto. Il Maia e Davide invece mantengono stabili la prima e la seconda posizione. C'è una grande lotta nel midfield che prosegue contro il rettilineo prima di impostare la Istanbul. Il Folle è sempre davanti, l'allarga forse un po' troppo questa prima parte. Io vado tutto stretto per cercare di farla in piena questa sezione, fatta non benissimo probabilmente in questa situazione. Chiudiamo l'ultima curva che ci mette sul rettilineo del traguardo. Siamo sempre quinti, non è cambiato niente, ma appunto basta un piccolissimo errore per farmi guadagnare una posizione. Quindi bisogna stare veramente in guardia, perché in una tonnara del genere, per quanto siamo in quattro in questo gruppetto, può veramente regalare stravolgimenti incredibili. Qui arriva l'attacco del Folle, che però si gira. Si è girato Federico, passo in quarta posizione, contattino probabilmente con collega nell'ingresso di curva 3, curva 2 in realtà, con Federico che era interno. Forse un contatto tra i due. Il Folle si gira e dunque spazio per me per la quarta posizione e il podio, che sembrava un miraggio al terzo giro quando ero ultimo, non è più così tale, e di conseguenza ci sarà da superare il collega, che però ha un grande vantaggio, ovvero una percorrenza in rettilineo fuori dal comune. Ovviamente anche il fisico lo aiuta in tal senso, e quindi bisognerà studiare il mio avversario, che non si è mai trovato così in alto in carriera. D'altronde ha corso solo Rozzano qualche gara con noi e poco altro, ma comunque potrebbe essere un risultato importantissimo per tutti. È importante per quanto ci riguarda arrivare sempre a una percorrenza ottimale in curva per portare più velocità possibile, anche perché contro questo avversario che pesa 15 kg in meno di me è impossibile, o molto difficile quantomeno, superare il rettilineo. Guardate quanto allunga qui, mentre guardate quanto recupero in parte guidata alla Istanbul. Il collega era un puntino prima di entrarci, adesso è una sagoma ben visibile e netta. E nel frattempo anche Davide, che in seconda posizione, sta perdendo terreno. Intanto contatto tra il sottoscritto e il collega, probabilmente un approccio in bump esagerato. Lo faccio passare, non si sa mai, e sempre non si sa mai la direzione corsa. Ha fatto finta di non vedere. Ci siamo autoregolati come dei gentleman inglesi quando non c'era l'arbitro nei primi incontri di calcio, e quindi abbiamo capito che con il collega alla Istanbul abbiamo delle chance, ma è fondamentale arrivare molto vicini al rettilineo, perché in tutti e due i contro rettilinei di Rozzano il collega allunga e si vede, non riesco ad avvicinarmi nonostante gli sia attaccato alle terga. È clamorosa questa cosa, e quindi bisogna inventarsi qualcosa di straordinario nella parte guidata. Non in questo caso, perché siamo ancora troppo lontani. Sacrifichiamo allora la penultima curva per impostare, chiudendo l'ultima curva, per arrivare al rettilineo di partenza ed arrivo in qualche modo. Ma il collega, guardate quanto allunga, pur uscendo peggio dall'ultima curva. Ha allungato in maniera sensibile, evidentemente appunto il fisico è un fattore in questo tipo di competizioni, senza zavorre ma soltanto con il noleggio semplice. Ma quello che conta è che ci stiamo avvicinando al termine di questa gara, una gara clamorosa per rimonta e per spettacolo e per bagarre a Rozzano. Qui proviamo ad avvicinarsi dopo la parte guidata in curva 3, ma il collega sempre inesorabilmente in rettilineo, non si può passare. Veramente una grande aerodinamica naturale aiuta il nostro avversario, che quindi deve difendersi alla Istanbul in qualche modo, forse anche qui approccio in bump senza speronarlo per una volta, e di conseguenza proviamo a impostare un'ultima curva in modo decente. Ma non basta nemmeno questo, il collega allunga a tre giri dalla fine, siamo in quarta posizione. Il collega sta difendendo un podio che per lui avrebbe del clamoroso, con le unghie e con i denti. Andiamo adesso alla penultima tornata di curva 1, il collega è sempre davanti. Curva 2 è fatta un pochino male qua, ho allargato un po' troppo, ma anche il collega non è uscito benissimo. Allora forse abbiamo chance in curva 3, attenzione, no, non in questo caso. Il collega allunga,
Il rettilineo oramai è roba sua, e quindi dobbiamo inventarci come sempre qualcosa alla Istanbul. Non è entrato benissimo alla prima Istanbul. Attenzione che in due è pericoloso in questo caso. Incrociamo in qualche modo, altro contatto. Forse c'è la possibilità di passare, not today, non in questo momento, contro incrocio, all'ultima curva, in qualche modo di trazione, riusciamo a entrare in terza posizione tagliando il traguardo del penultimo giro, una sofferenza immane, passare il collega, abbiamo dovuto forzare la mano all'inverosimile, alla Istanbul, anche perché in rettilineo non c'erano assolutamente chance. È un sorpasso di capitale importanza che in questo momento vorrebbe dire podio, ma non bisogna abbassare la guardia ovviamente, perché ci sono ovviamente gli avversari che rientrano. Alex, non inquadrato, è rimontato fino alla quinta posizione ed era penultimo fino al testa coda del Fole. Noi intanto al penultimo giro possiamo provare a imbastire un passo che ci permetta di evitare la lotta con gli altri due. Davide forse è irraggiungibile, che ha tantissimo margine in seconda posizione, ed è giusto che sia così, siccome la lotta tra di noi gli ha fatto guadagnare del tempo. Ma intanto siamo arrivati al cartello dell'ultimo giro, al Biccar di Rozzano. Curva 1 impostata bene, i miei avversari non possono attaccarmi in questo senso, dal momento che la mia tecnica di guida predilige tanto lo scorrimento e la percorrenza in curva. Curva 2 fatta in maniera decente anche in questo caso, nessun attacco. Curva 3 per impostare il controrettilineo. Questa è la parte dove devo difendermi, perché il collega in questo momento è quarto e sappiamo quanto sia forte nei rettilinei vista la sua aerodinamica naturale. Alla Istanbul invece abbiamo molte più chance noi, e Davide non l'ha impostata bene. Attenzione, attenzione che ci potrebbe essere la chance per addirittura attentare alla seconda posizione all'ultimo giro, all'ultima curva. Proviamo a entrare, ma Davide difende quello che deve difendere. C'è Green Flag al Biccar di Rozzano. Tiriamo fuori un podio, non si sa come, in qualche modo portiamo a casa una terza posizione che vale come una vittoria. Gara clamorosa ancora una volta nella pista milanese. Tra poco vi lasciamo le emozioni del post pista. Il saluto da parte di Matteo Torgard. Ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, è un podio che vale come una vittoria. Non venire addosso a te, se sbagliavo l'ultima curva arrivavo secondo. Sarà se tanto così. Ma io non ho capito, cos'è qui dentro? Occhio. Chiavi. Una caga terribile gli ultimi tre giri. Eravate io davanti, voi due che vi stavate scannando, ho detto cazzo, qua mi prendo.